Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone, il figurante di Torino, e sono qui per parlarvi dell'importanza che ha il conduttore, il proprietario del cane, nella fattispecie addestrativa, in questo caso nel mio ambito sportiva, per quanto riguarda l'efficienza. Secondo me un buon addestratore, un buon figurante, un buon preparatore ha bisogno di essere non dico aggiornato, ma preparato per quanto riguarda la gestione delle persone, perché quel minimo di competenza che banalmente si può utilizzare tramite il buon senso, ma non è scontato, secondo me è fondamentale affinché la persona cresca e di conseguenza il cane cresca. Per chi dà importanza solo al cane, e la maggior parte delle persone lo fa, la maggior parte dei preparatori lo fanno e la maggior parte delle persone in generale pensano che il cane buono possa vincere, ma dal mio punto di vista aggiungo a questa frase: sì, ma il conduttore deve essere altrettanto sul pezzo, altrimenti un buon cane condotto male non può fare punti, un buon cane gestito male non può essere facile da portare a spasso e via dicendo, per tutta una serie di motivi legati alla mera gestione della persona. Gestione nel senso di potenziamento, nel senso di stargli dietro, non sto dicendo di fare da balia, però un cane medio può essere valorizzato da un buon conduttore e un cane forte può essere rallentato nella sua carriera da un pessimo conduttore, che non significa che lo faccia apposta o che sia incapace in generale, ma che non abbia delle nozioni base per cui si possa pensare di condurre per una gara o comunque un percorso, una prova. Per me è importantissimo, terribilmente importante, perché quando ho iniziato a pensare più alle persone che ai cani, facendo atto del fatto che il lavoro con i cani era stabile, ho trovato un sacco di benefici. E il mio consiglio in generale è di sfruttare questi benefici affinché si aumenta la massima efficienza per quanto riguarda il prodotto finale, ovvero in questo caso la gara, almeno dal mio punto di vista la gara. Discorso noioso, complicato, non facile, abbastanza ostico per persone soprattutto di vecchio stampo, dove per loro il cane vale tutto e non hanno torto, ma non possono avere tutto se non hanno anche il conduttore. Ditemi voi cosa pensate di questa cosa tramite commenti, parlate, perché secondo me è un discorso molto delicato che spesso viene ignorato perché può essere fraintendibile in una cosa più, diciamo, disturbante, tipo appunto, come ho detto prima, fare da balia. Però credo molto in queste parole perché dal mio punto di vista senza il conduttore non esisterebbe il cane. Banalmente non verrebbe in campo a lavorare, banalmente non va a lavorare lui per guadagnare soldi per portare il cane, quindi nel senso che è comunque tutto collegato al conduttore. Fintanto che il cane comunque ha delle competenze e abilità, c'è più tempo e spazio mentale per pensare alla persona e secondo me è di vitale importanza. Opinione personale, quant'altro, per esperienza ho quasi sempre avuto successo da questo punto di vista.